Benvenuti in questo nuovo video, un video di risultati della diretta fatta ieri il 9 dicembre alle 14.30. Andiamo subito a schermo intero. Eccolo qui. Via. Vediamo se c'è per Nicoletta Ferdinando. Ferdinando, ci sei? Dice qui nipote, c'è anche il nipote di Ferdinando. E le mie guide dicono: guarda, guarda che è lui. Lui non sente perché dice non l'hanno detto, cioè perché lui non se n'era accorto che io l'avevo chiamato. Dice le persone, perché comunque c'erano svariate anime, cioè le persone, ci sono varie persone, quindi non se n'è accorto che l'avevo chiamato, che chiedevo di lui. Lui dice che passerà a casa, perché poi dopo vediamo il perché, perché durante la diretta io sento una parola molto particolare. Lui dice bene qui, mi risponde, mi dice che sta bene, quindi è sereno, è nella luce. Qua dice UFO Terra, c'è in giro un UFO ancora, sicuramente sarà per me, ma non ci sono problemi, ecco, insomma. Qua dice ora no, son Luca. Qui è il mio spirito guida che risponde e mi fa capire che non è tuo marito, ma è il mio spirito guida che dice sono Luca, sono quello che organizza un po' la questione in questa diretta. Lui gli risponde piacere, si presenta, dice piacere, sono quello che sono stato chiamato, ed è molto educato, e quindi capiamo che comunque lui sta bene nella luce e via. Dire pensa, gli dicono per comunicare devi pensare, qua è un discorso un po' abbastanza lungo che spiego brevemente. Loro alternano e comunicano con il pensiero, perché sono esseri di energia, quindi sia l'energia elettromagnetica, statica e non solo, modulano e cambiano i fonemi offerti con le particelle subatomiche, elettroni, eccetera, eccetera. Insomma, è una questione un po' complicata, si parla di fisica quantistica. E niente, gli dicono come modificare l'audio offerto e come interagire con la metafonia, insomma, fotoni e non, insomma, ecco. Via. Secondo, visto che comunque io non ho mai chiamato Ferdinando, adesso chiedo se sta bene Nicoletta, Ferdinando, sei nella luce? Stai bene? Ma mi aveva già risposto alla fine. Lui mi dice sì, a una domanda diretta, risposta intelligente, perché mi dice sì. Risentiamo. E lui dice una cosa particolare. Parla per domani. Si prepara, auguri. Io gli auguri li ho sentiti in diretta, allora gli faccio: Nicoletta, ma non è che è stato il tuo compleanno in questi giorni, come è stato mio l'8 dicembre? E Nicoletta mi risponde: ma un paio di giorni fa ho fatto l'onomastico, ma io avevo sentito auguri. Poi dopo, più avanti nella diretta, qua non c'è perché ho dovuto tagliarlo al pezzo, mi dice che praticamente oggi 10 dicembre è il compleanno della figlia, e quindi lui fa gli auguri alla figlia, e difatti dice, lui all'inizio dice parla per domani, cioè ieri era sabato, oggi è domenica, e dice parla per domani, e poi dice si prepara, auguri, cioè la famiglia si sta preparando per fare
il compleanno alla figlia, ma anche lui si prepara, perché comunque lui mi fa capire che oggi sarà lì in casa a fare gli auguri alla figlia. Perché dice luce qua, cioè io sono nella luce e sto bene. E poi dice suo marito, dice alla moglie, sei vita mia, questa vita mia arriva da sicuramente dalle parti meridionali, lo dicono spesso a Palermo, quelle zone lì, ma anche un po' più su, diciamo così, di Calabria. E lui, per far capire che è lui, dice sei vita mia. Qui vabbè, concludo, non ci sono più interazioni perché no, vabbè, vado avanti così lo faccio sentire tutto. Ma io ho sentito un qualcosa che diceva anche auguri, ma non è che hai fatto gli anni o qualcosa di questo genere, Nicoletta, in questo periodo? Ho sentito così auguri, o diceva auguri a te o diceva auguri a me. No. Ok, adesso vado a schermo intero, la mia faccione. E niente, questo era un pezzo che dicevo che fa gli auguri. Chiedevo se faceva gli anni lei, ma poi più avanti nell'altra sessione che poi arriverà nel prossimo sabato e domenica, c'era il pezzo che Nicoletta dice no, guarda, domani fa gli anni mia figlia, ed ecco qui che comunque un papà presente, un papà che sta bene, un papà che fa gli auguri e dice a sua moglie sei vita mia, cioè interazioni così più belle non si potevano avere, insomma, ecco. E niente, questo è il primo primo video delle risposte che ci sono state nella diretta, e piano piano usciranno tutti i video. E niente, al prossimo video. Vediamo se c'è per Nicoletta Ferdinando. Ferdinando, ci sei? Secondo, visto che comunque io non ho mai chiamato Ferdinando, adesso chiedo se sta bene Nicoletta. Ferdinando, sei nella luce? Stai bene? Sì. Ma io ho sentito un qualcosa che diceva anche auguri, ma non è che hai fatto gli anni o qualcosa di questo genere, Nicoletta, in questo periodo? Ho sentito così auguri, o diceva auguri a te o diceva auguri a me, non lo so.